Buongiorno a tutti, sono Beatrice Levorato, la curatrice della mostra No, Econo della Logica di Davide Miceli e Alessandro Martina, qui a Rufa Space, spazio espositivo di San Lorenzo. Questa mostra tratta di un primitivismo ricordato, le opere riportano a un'epoca che non abbiamo vissuto e perché non è mai esistita. L'atmosfera che abbiamo voluto dare alla mostra è un po' di disordine, caos, come di una realtà un po' assurda. Infatti l'allestimento in questo caso ha giocato un ruolo di vitale importanza per poter fruire correttamente di tutte le opere. Non a caso l'unica diciamo, opera che è distante da tutte le altre è quest'opera qui, che si chiama Fortuna, che appunto rappresenta la realtà. È l'unica opera anche illuminata, infatti il fruitore appena entra nella sala viene un po' accecato da questa realtà. E una volta entrato invece nel merito della mostra si ritrova in una dimensione quasi illogica e di assurdo. I due artisti appunto sono Davide Miceli e Alessandro Martina. Davide Miceli, parlaci un po' delle opere in mostra. Va bene, allora, per quanto mi riguarda ho iniziato esponendo la mia serie Entità. È una serie ancora in una fase di genesi, per ora sono solo delle illustrazioni tra disegni a matita e stampe di vario tipo, ma fondamentalmente è una serie che vuole affrontare alcuni aspetti spaventosi della natura. Diciamo che come esseri umani abbiamo l'abitudine di stratificare concetti e ideologie sopra problemi oggettivi che sono legati alla vita e alla realtà naturale che viviamo realmente. Quindi proponendo queste creature al limite tra il mostruoso e il grottesco, io voglio invece riportare lo spettatore a riconoscere quella natura un po' diabolica, un po' vista negativamente, che però forse è quella sincera, quella effettiva, che non è abbellita da interpretazioni o quant'altro. Per quanto riguarda l'allestimento di questa serie, ho scelto di esporre le stampe direttamente sulla parete, quindi occupano questo spazio verticale e sono distribuite in modo, non voglio dire disorganizzato, ma neanche troppo geometrico. Vogliono richiamare alle pitture rupestri e riportare quindi, anzi richiamare a quello di cui parlava Beatrice, ovvero di questo primitivismo, di questa epoca inesistente. Sempre verticale invece la mia installazione, che si compone di matite applicate semplicemente alla parete, e questo è un ulteriore richiamo a questa scelta di adoperare una sorta di fantascienza, di astrazione della realtà attraverso il disegno. Quindi la matita diventa il simbolo di questa immaginazione che vince sulla realtà oggettiva, sulla fotografia, sulla rappresentazione della realtà visibile con l'occhio. La realtà di cui parlo io invece è visibile tramite la mente, ma non è neanche troppo distaccata dall'occhio, diciamo una via di mezzo che può sembrare quasi fantascientifica come interpretazione, ma che secondo me funziona molto bene proprio a mostrare questo lato medianico che c'è tra l'immagine, l'immaginazione anzi, e la realtà oggettiva. L'ultima opera che ho portato invece si chiama Pretese, è una sorta di installazione o scultura, diciamo, ha una forma un po' ibrida secondo me, e è più legata alla mia intimità. Quest'opera nasce casualmente da una mia osservazione di un'abitudine personale che, vista con un'altra luce, può sembrare qualcosa di impegnato artisticamente. Infatti io avevo questa abitudine di farmi delle piccole sfere con i capelli, e vedendole tutte insieme mi sono detto che sarebbe stata una grande opera d'arte. Ero ancora in un'età fanciullesca, ma vedevo questo potenziale, e oggi per la prima volta in questa mostra ho deciso di esporla. In più questo lavoro mi rappresenta perché nel suo essere un po', come dire, è un qualcosa che non è puramente bello, anzi è qualcosa che lascia lo spettatore un po' nel dubbio, un po' in uno stato di semi-shock, perché vede qualcosa che
un po' scabroso, un po' strano, e proprio questo secondo me rappresenta la mia persona in modo sincero, perché noi non siamo idealizzati, le persone sono fatte anche di imperfezioni e di difetti, e secondo me un modo per raccontare le persone, raccontare la realtà, è proprio attraverso i difetti, che diventano quindi qualcosa di molto sincero. E a proposito di questo, io ero curioso di sapere, secondo te, come questi difetti di cui parlo, siccome dici sei concentrata nel testo critico, si rapportano al resto della mostra? Beh, innanzitutto quando tu appunto mi hai raccontato un po' le tue opere, appunto mi hai detto la tua visione sul difetto, mi ha portato un po' a pensare perché in effetti il difetto è un po' diventa un po' una garanzia di sincerità, specialmente in una società in cui la ricerca ultima è quella della perfezione, su Instagram, sui social si cerca sempre la bellezza, la perfezione. Elevare il difetto a soluzione in qualche modo porta lo spettatore, il fruitore o comunque la persona a vedere la realtà in una maniera completamente diversa, più reale. Guarda, sollevi un punto interessante perché mi fa pensare che io a volte parlo di anti-design quasi, no? C'è un po' questo rifiuto per il design perché non mi piace l'idea di abbellire qualcosa a tutti i costi e di renderla perfetta per le persone, per facilitarci in qualche modo la vita, ma per apparirci come qualcosa di perfetto, di idealizzato. Secondo me questo è un po' sbagliato da un punto di vista artistico, non è proprio veritiero, mi sembra un po' una finzione. Quindi sono contento che l'hai detto perché cerco proprio di oppormi al design, è un anti-design. Esatto. Infatti cioè mettere davanti il fruitore o comunque il pubblico toglierlo dalla bellezza e quindi dal conforto, insomma, di vedere qualcosa di bello che in qualche modo ti porta anche armonia, metterlo davanti a qualcosa che potrebbe essere considerato brutto, comunque difettoso, imperfetto, riesci a, insomma, a fargli capire qualcosa in più, riuscire ad entrare più in profondità di quello che vede, insomma. Sì, sicuramente, io sono d'accordo, insomma. Il difetto si ritrova anche in una delle opere di Alessandro Martina, che è Il Busto, che infatti non è messo lì a caso, perché anche in questo caso l'allestimento è stato ben pensato, perché queste due opere sono le prime che il fruitore vede entrando nella mostra e sono appunto una rappresentazione di entrambi gli artisti. Quello è un autoritratto di Alessandro Martina, mentre questo si può Si può definire definire un comunque un autoritratto, autoritratto di assolutamente. Davide Miceli. Comunque sono due cose che ci rappresentano. Sì. Io nell'opera Busto mio ho deciso di. Ho avuto l'intenzione di raffigurare un moro siciliano, che di solito è farzoso, ha gli orecchini d'oro, è tutto pieno di collane, però in questo caso, appunto, come diceva Davide, ricollegandomi al difetto, è risultato difettoso, non è riuscito. Ma questo non essere riuscito nell'intento ha creato qualcosa che forse mi appartiene di più rispetto a una cosa che avrei magari avuto l'intenzione di rifarmici, no? Infatti questa forma un po' butterata, grottesca, si rappresenta bene con il discorso della mostra. Quindi abbiamo. Giustamente, tutte e due le nostre posizioni sono molto Pensate, inerenti. Sì, sì, sì. esatto. Alessandro Martini, infatti, è un artista che io definisco dell'assurdo, che la sua ricerca è sempre volta allo stupire e allo stupirsi. Esattamente. Raccontaci della tela. Allora, la tela l'ho intitolata Rococò Remastered perché è una sorta di riproposta del passato rococò, cioè un'opera sfarzosa, si tendeva sempre ad affrescare i muri con angeli, con colori accesi, o ricchezze, oro, eccetera, eccetera. Io invece ho voluto rappresentare come una stanchezza, ok? Quindi l'intento era sì fare il rococò, quindi abbellire tutto, ma quasi il pittore si svilisce nell'andare avanti, ok? Quindi quando, come in una chiesa, si tende a guardare davanti e poi alzare la testa, ma vedi la tela nuda, che non c'è niente, ti dà quasi un senso di ok, però perché non sei andata avanti? È proprio questo senso di non volontà Di nell'andare avanti. scoraggiamento, Sì, diciamo. scoraggiamento, esattamente. Poi
Poi ho proseguito con l'orecchio, che l'ho chiamato Hai ancora voglia di ascoltarmi? Perché in un senso di solitudine a cui in questo momento storico pure siamo abituati ad avere, io in un certo senso ricerchi, noi essendo animali sociali, cioè cerchiamo comunque un interlocutore, un parlare con qualcuno comunque, e speri che tra i tuoi pensieri, le tue domande, i tuoi dubbi, c'è qualcuno che ti ascolti. In questo caso, nella solitudine, potrebbe essere una parete bianca, la solita cosa che si dice, anche i muri ti ascoltano, sperando che non ti prenda per pazzo, ecco. Poi ho proseguito volendo mettere questo dipinto che raffigura la cesta di Caravaggio, ma che è di mia madre, perché è stato uno dei primi interventi visivi che mi ha riportato all'arte. Poi questa cesta di Vimini rappresenta molto quella di Caravaggio, rappresenta molto una scelta dell'artista di automettersi in mostra, diciamo. Sì, esatto, in una propria, oddio, non mi è venuto sì, nella posizione di committente, sì, di decidere cosa fare. E come abbiamo fatto io e Davide, che abbiamo con questa mostra abbiamo provato a metterci alla prova, ecco. I due artisti, appunto, con la ricerca dell'imperfetto di Davide invece dell'illogico di Alessandro, si sposa con la performance, che appunto è un insieme di musica, azioni e danza. E il suono è stato curato da Davide Miceli, mentre l'azione è stata curata da Alessandro Martina, con un ballerino nel cerchio di terra che insomma si occupava della danza, ecco. Se ci volete un po' raccontare, spiegare la performance. Sì, comincio io. Ho voluto con il suono immergere lo spettatore in questa epoca un po' assurda, no? Per farlo ho pensato che il modo migliore sarebbe stato di rievocare sia alla preistoria, che è molto forte, no? Come aspetto, sia nella performance ma anche girando per la mostra, vedendo le varie opere, e invece di confondere un po' quest'epoca utilizzando la musica elettronica, invece rimanda al futuro, alla tecnologia, cose più avanzate. E, diciamo, secondo me uno dei suoni che rappresentano meglio questo lavoro che ho fatto è quello di un sintetizzatore in particolare, che partendo da un suono artificiale della marimba, che è uno strumento a percussione, viene modificato elettronicamente per diventare invece il suono di uccelli, quindi in questo suono ambience che rimanda proprio alla foresta con molto riverbero, che proprio ti immerge, no, in questa situazione estempore. Secondo me era molto utile ai fini della mostra, proprio perché è un tipo di mostra che vuole portarti in un'altra dimensione, vuole portarti in una visione particolare, diversa da quella che vedi quando esci dallo spazio espositivo. E quindi il suono era fondamentale qui quanto il visivo, perché essendo avendo vari sensi che non sono solo la vista, dobbiamo anche confrontarci con odori, con udito, eccetera. Quindi questo è stato il mio contributo principale alla performance. Sì, diciamo era... che l'insieme ha creato una specie di rito tribale quasi, che ha riportato proprio lo spettatore a un senso di natura. Esatto, sì, sì. La dissonanza infatti era proprio che la musica che ha creato Davide era quasi un valzer, no? Sì. E quindi dava un certo squilibrio, vedendo poi il performer che invece si muoveva come se fosse fuori dai sensi, ok? Non controllava se stesso. Infatti la performance l'abbiamo chiamata ipotalamo, perché è la parte del cervello che gestisce l'equilibrio del corpo, diciamo, no? Gestisce i sensi, le emozioni. E quindi lì è la repressione di questa cosa, è la perdita del controllo. E infatti una cosa fondamentale è la partecipazione del pubblico attraverso questa performance, perché io andavo in giro e prendevo in mano e gli dicevo
di guardare la finestra perché non avrebbe visto niente, mm-hmm. ad esempio, una delle frasi. Un aspetto principale di quasi tutte le opere di Alessandro Martina è appunto quello dell'interazione con il pubblico. Nessuna opera è completa finché il pubblico non interagisce o comunque non ha una relazione con l'opera. Esattamente, sì. No, esattamente, hai ragione. Perché secondo me si crea, se no, un senso di... Noi lo facciamo sempre per qualcuno qualcosa, mm-hmm. no? Un'opera o un prodotto, perché se no ricadiamo nella cosa del muro, ok? Non abbiamo veramente una risposta. Mm-hmm. Quindi io al muro gli faccio una domanda, lui non mi dà una risposta, però io mi creo la risposta attraverso il muro, attraverso. Ok? Mm-hmm. Non mi so. Bene, ora vi faremo vedere la performance e torneremo più tardi. Perdona. Mettiti in piedi sul sole. Cosa ti chiede? Cosa si chiede? Non lo so. Più o meno, conta il valore, conta la verità, conta la menzogna, disfatta dagli averi,
conta. Conta la menzogna disfatta dagli averi. Di cose non veritiere, senza scopo e né realtà. Guarda la finestra, non vedrai niente. La finestra non ti farà vedere niente. La finestra non ti farà vedere niente. La finestra non ti farà vedere niente. Del muro. Siediti qui e aspetta il giorno, aspetta il momento. Bene, noi abbiamo terminato. Vi ricordo che la mostra è visitabile fino a venerdì 14 alle 17.30. Se, sia per prenotarvi sia per sapere qualcosa in più sugli artisti, potete visitare il sito RUFA sotto la sezione eventi o RUFA Culture. Grazie per averci seguito. Ciao Lorenzo.